Italia Zoom In, oggi parleremo di musica e di cultura. Lo faremo con il nostro ospite Giuseppe Scorzelli, che è presidente dell'associazione Kimbala, un'associazione culturale teramana che nasce con l'intento, lo ricordiamo, di valorizzare il territorio teramano e in particolare la città di Teramo come città aperta alla cultura. Facciamo una piccola presentazione dell'associazione. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per averci ospitati. Sì, Associazione Kimbala nasce da poco, nasce praticamente 3 anni fa, eppure già in 3 anni ha mosso grossi passi e si occupa di organizzare delle stagioni culturali, delle stagioni soprattutto nel campo della musica classica e nel campo della musica jazz. E iniziamo la nostra attività normalmente a marzo e terminiamo con settembre-ottobre inoltrato. Abbiamo un piccolo intervento sotto Natale e facciamo dei concerti natalizi nel comune di Campli, quindi ci muoviamo in pratica 365 giorni l'anno. Ecco, parliamo dell'associazione invece per quanto riguarda le iscrizioni, che è aperta anche a le dottrine di pianoforte. Certamente, l'associazione, a parte avere una scuola di musica di musica classica, che è la Kimbala Music School, che in questo momento si trova nelle aule della scuola San Berardo di Teramo, ha una serie di attività, porta avanti una serie di attività estive, per cui diciamo le iscrizioni sono aperte tutto l'anno per queste attività estive di musica sia classica che jazz. Quest'anno, in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Debussy, l'associazione Kimbala tra marzo e giugno ha organizzato all'interno di pomeriggi musicali, che si ripete ormai da 3 anni questo appuntamento dell'associazione, ha dedicato appunto delle serate. Quali sono stati gli ospiti? Perché non è stato soltanto non solo musica debussiana, ma anche francese ed europea. Allora, permettimi Elisa di dirti come nasce la manifestazione. In pratica decidemmo 2 anni fa, all'apertura dell'associazione Kimbala, di creare una stagione che non fosse un doppione di nessun'altra, ma fosse piena di nuove idee. E in realtà come attirare nuovo pubblico, attrarre più che attirare nuovo pubblico su una sala da concerto, creando una stagione molto complessa, molto ampia, calcoliamo ci sono 18 concerti l'anno, ma con delle caratteristiche nuove che non sono presenti assolutamente sul territorio. L'anno scorso facemmo la Maratonalist ed ebbe un successo veramente italiano, perché vennero musicisti da tutti i conservatori italiani, avemmo il seguito anche della Radio Vaticana, di Radio 3, di Rai 3, eccetera, eccetera, quindi abbiamo avuto un grosso successo. E quest'anno abbiamo deciso di seguire l'esempio dello scorso anno, quindi invitando di nuovo tutti i conservatori italiani a portare i loro musicisti a terra, i migliori musicisti che vengono scelti tramite audizione interna, quindi insomma veramente le nuove generazioni di grandi musicisti italiani, però di mischiarlo anche a una serie di novità. Per esempio abbiamo avuto tra i vari appuntamenti un bellissimo concerto happening, appuntamento con Enrico Pierannunzi, che in 3 ore ha fatto uno spettacolo assolutamente unico, in cui la gente è rimasta seduta eccezionalmente alla sedia per 3 ore, in cui ha spiegato Claude Debussy e l'ha suonato, e poi ha anche improvvisato in maniera jazzistica, quindi uno spettacolo incredibile. Poi abbiamo pensato ad invitare Gloria Campaner, questa giovane musicista che abbiamo avuto anche ospite, che abbiamo avuto anche qui a TV6, che ha stregato tutti con questo suo modo di stare sul palco, di suonare. È una musicista che gira il mondo e che ci onora dell'amicizia Associazione Kimbala, che tornerà per la masterclass a insegnare agli iscritti quest'anno di musica classica. E poi un altro spettacolo molto bello della stagione è quello di Induccio, per ricordare il centenario della morte di Giovanni Pascoli, perché come detto non ci occupiamo solo di musica classica, ma vediamo l'arte a tutto tondo. Quindi quest'anno era il centenario pascoliano, ci siamo resi conto che c'era un grosso buco, non solo a livello nazionale ma anche a livello proprio regionale, assolutamente, cioè
non c'è nessuno spettacolo sull'anniversario pascoliano, e allora abbiamo deciso di crearlo noi. Abbiamo deciso di crearlo, diciamo, borderline, nel senso non fare uno spettacolo pesante, ma uno spettacolo attraente, chiamando un personaggio mitico del territorio, che è Induccia, del territorio abruzzese, ma che poi ha fan ovunque, anche in Germania, e di metterci intorno una serie di personaggi, di attori, ma anche di musicisti, in modo da creare uno spettacolo unico, che è questo, che è stato questo Pascoli che conosco, su appunto Pascoli, per chiudere la stagione 2012. Ma l'associazione Kimbala ha fatto anche degli eventi in armonia con l'associazione Ciechi. Sì, noi cerchiamo tutti gli anni di trovare una collaborazione nel sociale, nel senso che per quello che possiamo dare, l'associazione Kimbala è una piccola associazione, però cerca sempre di collaborare con le associazioni sociali del territorio, e abbiamo trovato un partner molto importante con l'Unione Italiana Ciechi di Teramo. Abbiamo fatto degli spettacoli in maniera che loro potessero raccogliere dei fondi da destinare all'attività che loro servono. Bene, noi ci fermiamo solo qualche istante per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Eccoci rientrati con il presidente dell'associazione Kimbala, Giuseppe Scorzelli, associazione culturale. Noi chiedo gentilmente a Gilberto dalla regia se ci può mandare le foto degli eventi, sì, di quest'anno, così da commentarle un attimino. Sì, 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 sicuramente, credo che andranno, esatto, ecco. Queste sono le fotografie in realtà scattate nel 2011, sono le foto relative a Progetto IMC 2011, alla Masterclass di Classica. Questo perché? Per far vedere, insomma, come si muove una Masterclass di Classica. La Masterclass è un incontro di più giorni in cui ragazzi di tutta Italia e Europa si ritrovano in un punto per studiare con dei grossi docenti sia di musica classica che di musica jazz. Qui stiamo vedendo quelli di musica classica, e oltre che studiare, i ragazzi hanno anche la possibilità di esibirsi, e quindi queste sono appunto alcune delle esibizioni, qui addirittura con l'orchestra. Quest'anno per esempio avremo un'importante collaborazione con la Orchestra Sinfonica Abruzzese, quindi i migliori iscritti della Masterclass di Classica potranno suonare con la Sinfonica Abruzzese, ed è un'occasione assolutamente unica sul territorio nazionale. Sì. All'interno delle attività di Kimbala, ogni anno si ripete l'appuntamento con IMC Classica e IMC Jazz. Sì, sì, ecco, sì. Il primo passo è quello con il progetto IMC. Jazz. Sì, quindi sì, dal 1 al 4 agosto che succede? Dal 1 al 4 agosto succede che una sessantina di ragazzi provenienti da tutta Europa, perché proprio ieri arrivavano le iscrizioni dal Belgio e dall'Inghilterra, verranno a Castelbasso e faranno lezione con alcuni dei più grandi, dei massimi musicisti italiani di jazz conosciuti in tutto il mondo, che sono Enrico Pieranunzi per il pianoforte, Maria Pia De Vito per il canto, Rosario Giuliani per il sax, insieme a Mauro Beggio per la batteria e Luca Bulgarelli per il basso, e Danilo Di Paolo Nicola, che è un prodotto del territorio teramano, per la fisarmonica, e altri docenti per quanto riguarda i corsi complementari. Si incontreranno a Castelbasso l'uno, e per 4 giorni faranno lezioni con questi grandissimi docenti, per poi la sera andare a esibirsi a Castelbasso, in un borgo che tutti conosciamo, tutti Bellissimo. Amiamo nel teramano, e avrei la possibilità anche di suonare con questi grandi artisti. Qual è lo scopo del progetto IMC? Lo scopo è prettamente, ha due facce, diciamo, scopo culturale per i ragazzi, cioè l'arricchimento dei ragazzi che si iscrivono da un punto di vista musicale. Avere la possibilità di incontrare questi docenti è sicuramente un arricchimento nel loro percorso di vita musicale e non, ma è anche un grosso incentivo per il territorio, cioè il territorio che si ritrova a gestire 60 studenti per il corso di jazz e 150 per il corso
corso di classica, un arricchimento non solo economico, perché logicamente si muove tutto un indotto molto ampio, ma anche culturale, perché ci sono poi le messe in scena di tutti i programmi che vengono studiati durante il giorno. I corsi prevedono anche delle lezioni individuali? I corsi sono tutti lezioni individuali e poi ci sono anche dei, in jazz si chiamano jam session, cioè dei momenti di unione, diciamo, di varie realtà musicali che si uniscono e fanno anche delle improvvisazioni estemporanee, quindi sono sia singole, sia lezioni singole, sia di gruppo. Ecco, adesso parliamo invece del progetto e dell'appuntamento con IMC Classica. Sì, questo è, diciamo, siamo passati alla seconda parte di agosto, anzi in realtà dal 23 agosto al 2 settembre, e ci sposteremo sul territorio camplese, quindi accoglieremo, appunto, come dicevo, qui già 150 iscritti, abbiamo lezioni di pianoforte con dei grandissimi docenti, probabilmente uno dei più grandi docenti della scuola russa vivente in questo momento, Boris Petrushansky, ma anche Roberto Plano, Gloria Campaner che torna a insegnare, poi avremo direzione d'orchestra con il maestro Marco Zuccarini, avremo chitarra, avremo violino, Ilia Gruber, dei docenti di grandissimo livello, avremo organo, avremo viola, classe di violoncello, due di canto, quindi veramente è una masterclass assolutamente completa e complessa. Ci ritroveremo a Campi il 23, dal 24 inizieranno tutte le lezioni individuali come al solito. Campi si trasformerà un po' in un borgo della musica, perché le lezioni saranno aperte a chiunque voglia venire a vedere e a sentire una lezione di strumento, e poi durante il giorno ci saranno dei diversi concerti a Campi, ma non solo, anche in vari comuni del Teramano, i comuni con cui siamo in questo momento in contatto e dove, tra parentesi, l'anno scorso facemmo diversi concerti. Ecco, parliamo un attimo della collaborazione che avete con le orchestre italiane, con le più prestigiose orchestre. Sì, devo dire la verità, questa è un'idea che si è rivelata assolutamente vincente, perché poter mantenere costi così bassi e però potersi poi permettere collaborazioni con, per esempio, la Sinfonica Abruzzese di quest'anno è un unicum nel territorio nazionale. E calcoliamo che corsi del genere in Europa stanno almeno a 3 volte il prezzo della masterclass di quest'anno, quindi per noi è un vanto, lo facciamo per venire incontro ai ragazzi in un momento difficile dell'Italia, e diciamo che le iscrizioni sono per l'orchestra sono quasi in chiusura. Credo manchino il 31 giugno. Esatto, no, il 30 giugno, perché il 31 non esiste, però esatto. No, lì c'è un errore tipografico. Però diciamo per l'orchestra sono veramente quasi in chiusura. Per gli altri corsi ancora abbiamo dei posti e sì, come dicevi tu, mentre per la classica vedo che è fissato la scadenza è fissata per il 15 di luglio. Per il 15 di luglio, sì, abbiamo un po' più di tempo, quei 15 giorni in più di tempo. E niente, quindi invito chi vuole iscriversi a chiamare. Gli appuntamenti con il progetto IMC Jazz dal 1 al 4 agosto a Castelbasso, invece il progetto IMC Classica dal 23 agosto al 2 settembre e toccherà il territorio di Campli, Giulianova e Teramo. In conclusione, fai un invito. Sì, no, un invito molto semplice. Andate sul chi vuole prendere informazioni, vada sul sito www.progettoimcimolamilanocomoimc.it, dove si possono prendere tutte le informazioni, altrimenti chiamare ai numeri che sono sul sito, le informazioni le daremo noi, mandate una mail e se siete interessati alle iscrizioni, sbrigatevi, perché veramente mancano pochi posti per un corso assolutamente unico a livello nazionale. Io ringrazio Giuseppe Scorzelli per essere stato con noi, il nostro tempo grazie a disposizione termina qui, noi ci saremo all'appuntamento con IMC Jazz e Classica. Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento. Grazie.